Massa. Storico dell'arte, già deputato e sottosegretario ai beni culturali, sindaco di Salemi, assessore alla cultura a Milano e in altri splendidi comuni dell'Italia profonda, polemista arguto e irriverente, difensore della bellezza e della cultura italiana, da ultimo fondatore del movimento culturale Rinascimento, Vittorio Sgarbi. Ho pensato che dopo aver raggiunto, nonostante la mia età avanzata quasi come quella di Tremonti, un tempo che ormai va verso la fine, ho mantenuto, forse unico fra i cosiddetti leader politici, certo non può essere Toti e neanche, non so chi c'è di leader, vabbè insomma, quelli, un rapporto stretto con i giovani, in virtù di una sola frase, di una sola parola, con la reiterazione del sostantivo, capra, 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 capra. Questo è un piano ideologico formidabile, raccoglie un consenso anche presso i diciottenni, cosa che è molto rara. Ieri sera però ho capito che con un salto analogico verso una sinistra totalmente totalitaria, nel senso positivo, cioè mussoliniana, dovrò cambiare capra in chiattona, 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 detto dall'ottimo leader di destra De Luca contro una di 5 Stelle che fa l'offesa, come il partito del vaffanculo su cui hanno basato un'intera ideologia, non sopporta chiattona. Chiattona sarà uno dei temi del mio manifesto elettorale sul piano della comunicazione con i giovani che non vogliono perdere tempo con ideologie. Detto questo, ho in mano un testo che sembra inquietante per la giornata, ma che è la chiave di questi tempi infelici. Sono arrivato qua non con alcune cose importanti della filosofia, diciamo, idealistica, ma con un libro, una sintesi dei pensieri di Antonio Gramsci, il cui titolo è Odio gli indifferenti. Ecco, l'indifferente è quello che noi dobbiamo svegliare dal suo pericoloso sonno, perché è lui che porta a noi il danno di governi insensati. Per esempio l'attuale governo è un Renzi anemico. Renzi è tosto, insomma è discutibile, ma è arrivato, mi chiama Micheloni, come si chiama l'attuale? Gentiloni, Gentiloni, che no, neanche uno sa come si chiama, se tu domandi chi è il quale è talmente sottovoce, talmente pallido, è che è un governo che in qualche modo continua l'altro, però in modo più educato e timido. Allora ho parlato a lungo con Renzi delle questioni che riguardano, perché evidentemente penserete anche voi che sarà meglio avere come antagonista Renzi che non Emiliano o Orlando, cioè due al cui confronto la Raggi pensa. Uno si alza la mattina e guida la scissione contro il PD. Manda avanti un gruppo di disperati e appena questi si buttano nel fosso torna dentro il PD. Cioè è un personaggio. Dopodiché autorizza il gasdotto con l'assessore all'ambiente che dice benissimo, estirpiamo 211 ulivi. Hanno distrutto tutta la Puglia con le pale eoliche, che sono metafore dei cazzi. La Puglia non è più visibile perché nel delirio omosessuale di Vendola, si chiamava Vendola, sono enormi cazzi che penetrano le colline e lui li sente come cosa sua. E allora dopo di questo estirpano 211 ulivi dopo aver distrutto tutta la Puglia che si possono ripiantare, e lui, il cui assessore ha detto va bene, dice no, io sono contro, e manifesta, cioè è gente con cui non puoi neanche parlare. Orlando è di La Spezia. Questo già fa pensare. La Spezia è la città di Piazza Verdi, una bellissima piazza dove c'erano 13 piante secolari estirpate per mettere degli archetti di cemento armato di tale Buren, artista comunista del cazzo, del buco del culo, chiattone, testa di cazzo, pezzo di merda, rotto in culo e vaffanculo, che ha distrutto questa mirabile piazza sotto l'occhio di Orlando. Allora voglio dire,
Teniamoci Renzi, però perché vi parlavo di Renzi? Vi do un'informazione. Lui, indipendentemente dal risultato che sarà positivo, è assolutamente convinto che questo governo e questo Parlamento non faranno la riforma elettorale, perché questa riunione è inutile. Se è vero quello che lui dice, dovrebbe saperlo, io l'ho incitato a dire almeno fate questo, siete lì con il Renzi anemico, cioè il Micheloni, come si chiama, Gentiloni, a fare una sola cosa che è la legge elettorale, avete un anno per farla e non la fate, abbiamo lo sbarramento al 3% alla Camera e all'8% al Senato, con un proporzionale puro. Per cui non so come andrà a finire, chi saranno poi quelli che credono di potersi alleare, ma indipendentemente dal centrodestra che ha più o meno l'idea, Salvini, Berlusconi, eccetera, impraticabile nello stato attuale della legge elettorale, immaginate la sinistra, con chi si allea Renzi? A destra c'è soltanto Berlusconi, al centro c'è Casini, cioè che è peggio di nulla, cioè pericolosissimo, cioè Casini è inquietante, come quindi non, poi c'è Alfano, uno che è al governo da 10 anni e da 10 e fa alternativa popolare. Alternativa a che, scusa? Sei lì da sempre, a che ti alterni? A che alternativa è? Ma devi prendere per il culo, c'è alternativa. Già si chiamava Nuovo Centrodestra e stava a sinistra, si chiama alternativa a se stesso. Ma quello non so, la merda al confronto è un gelato al caffè, non so, ma non è una merda, quello è, non c'è una cosa. Allora, dopo che il tuo delfino te l'ha messo nel culo, tu ti riallei con lui. Allora si può alleare Alfano con Renzi, ma Renzi sarebbe inquinato da Alfano, perché Alfano si porta detto Verdini. Ora Verdini ha soltanto la prima lettera sbagliata, che dovrebbe essere Merdini, e quindi, però dico, in tutto questo, non so, vero che c'è il modello Tremonti. Il modello Tremonti è il modello di un intellettuale sofisticato che è stato eletto con la Lega. Quindi lui dimostra che uno può avere una grande apertura verso mondi così lontani da lui. Però arrivare fino a Alfano è come andare in una fogna buttandosi dentro, come quello che si è annegato nel tombino, avete visto quello che cercava le chiavi, quello è Alfano, un annegato nel tombino, alternativa popolare. Allora, con chi si allea Renzi? Dovrebbe allearsi a una sola possibilità, a sinistra, con D'Alema, Bersani, cioè, quindi nessuno si allea con nessuno, se questo è vero. Detto questo, voglio tornare al tema dominante, vi ho dato le ultime emozioni di queste ore. L'Europa, parlando in termini filosofici, abbiamo qui filosofi e personalità come Fusaro e Tremonti che hanno un pensiero molto articolato, l'Europa non esiste, perché una nazione o degli Stati Uniti esistono quando sono uniti da una lingua. Gli Stati Uniti d'America sono una confederazione con stati autonomi uniti dalla lingua. A tu appena arrivi in Svizzera la lingua è un'altra, quindi manca una lingua. Mancando una lingua non puoi immaginare che debba essere l'inglese, perché sarebbe egemonizzati sul piano culturale dall'Inghilterra e sul piano economico dalla Germania. Quindi l'Europa è un errore, ma l'Europa è un'altra cosa e può esistere solo in quella condizione. L'Europa è un sentimento. Il sentimento europeo è un sentimento che ha una storia infinita e quel sentimento non può avere una traslazione in economia. Io chiedevo qualche anno fa agli economisti italiani, ho parlato con Tremonti all'epoca, saranno 6 o 7 anni fa, e con Geminello Alvi, se fosse possibile il ritorno alla lira. All'epoca me l'hanno negato, oggi sarei curioso di sapere se essi non la pensino come me, che ho elaborato una teoria microeconomica sul ghiacciolo di Savelletri. Se per un ghiacciolo mi chiedono 3 euro, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. La mia teoria del ghiacciolo è che 6 milioni di stipendio erano uno stipendio buono, 3.000 euro si erodono 100 euro al giorno, spendendo almeno 30 tra un'acqua minerale, un giornale che costa 3.400 lire, le sigarette che costano 5 euro. Tu spendi 30 euro dei 100 che ti toccano ogni giorno, salvo le tasse, dando per esempio l'elemosina a 2 euro che sono 4.000 lire. Se tu dai 0,20, cioè 200 lire o 400 lire, te le tira dietro, il mendicante ti tratta come un pezzente. Quindi nella microeconomia noi abbiamo un'erosione straordinaria che presuppone che la lira ti consentiva un peso che oggi non è più con l'euro. E questo riguarda un dettaglio su cui mi sono applicato per pura casualità. Io non giro con denaro in tasca come l'Apo El Khan. Sapete che l'Apo El Khan, come essendo un Agnelli, si è avviato in America per fare una seconda edizione di quel miracolo acrobatico che fu tenere con 2 mani 3 cazzi. Che è una cosa impossibile a chiunque. Cioè lui
stava attaccato, l'hanno beccato quella volta anni fa. A un certo punto dice: vado a fare questo esercizio sportivo in America. Parte, uno penserebbe che scende all'Waldorf Astoria, invece no, va all'80esima strada in una casa di tre trans, non so bene cosa cercasse, e rimane lì tre giorni. Alla fine dei tre giorni, mentre lì con personaggi insomma, di varia natura, tipo Fabrizio Corona, intellettuali, dotati di più uccelli volanti, questi gli chiedono la tariffa, cioè 9.500 dollari. Lui, che come ogni Agnelli gira senza soldi in tasca, dice: non ce li ho. Avete letto sui giornali, simulazione di rapimento. Scusa, tu chiedi per aver rapito un Agnelli 10.000 dollari, ne chiederai 10 milioni di dollari. Quindi era non un rapimento, era un trattenimento. Dice: se non ci dai i 10.000 euro, ti facciamo un culo così, oltre a quello che ti abbiamo già fatto. Ora, non vorrei, con questa ricostruzione, diciamo, da pubblico ministero del reato, che non c'è, dire che io che giro senza soldi ho analoghe sensibilità. Però devo dire che non mi sono accorto del passaggio della lira all'euro finché un giorno a Savelletri sono distante 20 metri dal mio assistente e prendo il ghiacciolo e dico: quant'è? Ho detto io, non domando mai quant'è, perché a parte che è dovuto un gelato, tutto mi è dovuto. Cioè per me o mi danno o vanno a fare in culo, non è che io voglio, penso di pagare. Però sono solo, è sera, questo qui forse, non so, era distratto, sarà stato comunista, mi chiede per un ghiacciolo 3 euro. Io sono rimasto scandalizzato e da lì ho fatto la famosa teoria economica neo-keynesiana del ghiacciolo. Quindi da lì parte tutto. Poi non so come siano oggi le cose, ma la moneta... Poi possono esistere in Europa la Svizzera e la Norvegia? E oggi anche l'Inghilterra? E perché loro possono essere fuori? Forse che la Svizzera ha avuto dei problemi economici negli ultimi anni? Forse che un paese in difficoltà come la Spagna o come la Grecia... Nessuno parla della Svizzera, quindi vuol dire che la moneta, la divisa locale, non deve essere una tragedia. Ma questo serve per dire che manca un altro elemento, mi mancano ancora 4 minuti, un altro elemento per dire cosa penso dell'Europa. Non puoi, e qui parlo di Rinascimento, celebrare il 60° di quell'aborto che è l'Europa, quindi non una nascita ma un aborto, invitando 27 capi di Stato che bloccano una città, presuppongono cortei con i negozi chiusi e tengono chiusi i musei. I musei chiusi sono un crimine contro la civiltà. Non puoi chiudere i musei quando celebri l'Europa. Questo è un paese in stato di polizia. È peggio della Turchia di Erdogan, che sarebbe poi un buon premier rispetto a quelli che abbiamo visto. In secondo luogo, io ho una sola idea dell'Europa. E su questo volevo appunto darvi il segnale di quel sentimento che ho evocato. Nel 1799, mentre c'era la rivoluzione napoletana ricordata da Vincenzo Cuoco in un libro meraviglioso, il grande poeta e scrittore e filosofo Novalis scrive «Cristianità ed Europa». Se non c'è cristianità, non c'è Europa. È una Costituzione europea che preclude le radici cristiane, non è una Costituzione europea, è una Costituzione islamica, buddista, atea, è una Costituzione contro i valori fondanti della civiltà italiana, della letteratura tedesca, del Rinascimento. Non è tollerabile. E allora, per chiudere e ricordarvi le ferite dolenti, perché la Costituzione vacante non ha le radici cristiane? Perché non c'è una Costituzione reale. Due papi, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, hanno chiesto le radici cristiane. Hanno portato un documento a tre rappresentanti dell'Assemblea Costituente che si chiamano Valéry Giscard d'Estaing, noto come un presidente del buco del culo, che tecnicamente oggi è presidente del culatello supremo di Soragna, è l'unica presidenza che può meritare, e ha scritto un libro ricordando che è andato a letto con Lady Diana. Questa è la sua pulsione europeista, scopare un inglese, questo è. Il secondo esponente di quella commissione si chiama Giuliano Amato. Trattasi di una personalità molto amata, che insieme a una pensione piuttosto alta, su cui ha uno stipendio di 490.000 euro per fare
il membro della Consulta, il doppio del Presidente della Repubblica, e la Consulta che non dovrebbe obiettivamente dire lo faccio gratis perché è bello che io possa vigilare sulla Costituzione, a parte basterebbe un commissario qualunque per quei 15 poveretti che stanno lì a dire soltanto delle stronzate, gli sbarramenti eccetera. Lui è passato indenne nella Prima Repubblica rispetto alle vicende di Craxi che lo riguardavano direttamente, era un uomo di Craxi, ha vissuto con Craxi. La mia idea è che lui stia a Craxi come il bidet sta al water. Entrambi si occupano di merda, uno la produce e l'altro la pulisce, ma sono omologhi. Il terzo esponente dell'Assemblea Costituente che ha negato al Papa le radici cristiane si chiama Gianfranco Fini. Non è Cosa Nostra, ma è notoriamente un sub. Un giorno ha visto la prima figa della sua vita, si è immerso e da allora non è più risalito. In questa immersione ha fatto con la mano così, ha detto niente radici cristiane. Ora, un'Europa nata e finita nell'aborto senza radici cristiane è un non paese, aggredito da un mondo criminale che in nome di Dio uccide, che ovunque mette bombe e distrugge un popolo senza nome e senza volto. O siamo cristiani o non siamo nessuno. Questa è l'Europa. Ricominciamo da quel fondamento, ricominciamo dallo spirito dell'Europa e poi arriveremo all'euro. Mi pare che, visto che il tempo è finito, io non vi possa deliziare ulteriormente con le mie riflessioni filosofiche, ma al nome di Chiattona, 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 giudichiamo un'Europa brutta, col culo basso, in mano alla Merkel. Con un'ultima chiusura, abbiamo la necessità di omologarci a quello che l'Europa chiede? Perché noi abbiamo l'autovelox, il chiusure e una quantità di furti di Stato per gente che va in macchina tranquilla e non vorrebbe rotti i coglioni? E appena arrivi in Germania non ci sono più i limiti. O mettono i limiti in Germania o li tolgono da noi. Io non voglio più pagare una multa per finanziare un governo di comunisti di merda che governano senza cervello e hanno paura di dire che l'Europa è un furto di spirito, di anima, di civiltà, di bellezza. L'Europa è un'Europa dei ladri. Noi siamo contro i ladri e lasciamo in Europa, io manderei in Europa, io ho intenzione, il mio progetto è un colpo di Stato, questo è senso dello spirito, e il mio primo progetto è chiudere un partito politico che si chiama 5 Stelle per sostituirlo con un partito che si chiama 7 Stelle. Da 5 a 7 è in esilio in Europa, non so, in Portogallo, oppure in un tombino, Grillo. Ecco, questo è il mio progetto, l'avete sempre. Se voi avete altre idee me le dite, ma non credo che siano meglio di queste. Altrimenti vi resta Totti. Totti ha sempre la stampella, può sempre andare avanti e colpire. Noi vogliamo colpire con l'intelligenza, con la cultura, con la civiltà, con i valori cristiani. Colpire con lo spirito dell'Europa, del suo corpo, non ce ne importa un cazzo. Sì, sì.